21 minuti live, 21 minuti per il miglioramento delle performance. Oggi con noi un grandissimo esperto di marketing, una persona che ha fatto con la sua innovazione, con la sua capacità di creare valore, specie per noi italiani, un modello all'avanguardia anche a livello internazionale, Ruben Santopietro. Ruben, buongiorno. Buongiorno, coach. Buongiorno e benvenuto. Raccontavo che sei stato finalista l'anno scorso con Visit Italy al European Awards di Bruxelles. Mi racconti un po' chi sei e che cosa fai? Allora, innanzitutto grazie dell'invito, coach. Io mi chiamo Ruben Santopietro, ho 31 anni e 5 anni fa fondai insieme ad altri soci Marketing Italia. Marketing Italia è una startup, era una startup, insomma, dove attraverso Visit Naples, che fu il nostro primo progetto, quindi un progetto di incoming territoriale, creammo in effetti un modello di turismo sostenibile, di incoming sostenibile. Validato questo modello, poi abbiamo pensato di ricrearlo a Venezia, con Visit Venezia. E da un anno e mezzo circa stiamo lavorando a livello nazionale con Visit Italy. Noi ci occupiamo di promozione dei territori, non ci siamo inventati nulla di nuovo perché in effetti i progetti Visit sono un qualcosa che già funzionano in ogni destinazione turistica mondiale. Se pensiamo a Visit London, che è tra i pionieri, piuttosto che Visit Dubai. Cosa abbiamo fatto di differente? Abbiamo ricreato questo modello però su scala privata, cioè nel senso siamo l'unica realtà privata al mondo che opera in questo senso qua. Tant'è vero che questo ha permesso ad esempio che 10 università in Europa venissero a Napoli a studiare come facessimo, perché naturalmente una persona è venuta ad esempio all'Amsterdam University piuttosto che la Norwegian University per chiedersi com'è possibile che una realtà privata faccia quello che invece da noi fa il ministero, da noi fa lo Stato. E quindi noi gli abbiamo spiegato un po' come operavamo. E in effetti sono strategie di marketing, di digital marketing applicate al settore turistico. E l'anno scorso fummo nominati prima ai Web Awards di Bruxelles. Poi passammo la selezione, arrivammo in finale che si teneva proprio a Bruxelles e vinsero poi dei tedeschi, come al solito. Ah, diciamo Così. che da quello che mi racconti ci sono due elementi secondo me molto interessanti. Da un lato, innovazione e creatività nel prendere qualcosa che già esisteva e renderlo fruibile in una chiave naturalmente molto relazionale. E da un'altra parte, quello che mi stai raccontando prevede sicuramente un'altissima preparazione alla base, conoscenza proprio delle competenze in termini di marketing e conoscenza di tutte le metodologie. Perché questo ti mette nella condizione poi di creare degli ibridi funzionali. Certo, tu calcola che 4 anni e mezzo fa, quando fondammo Marketing Italia, individuammo un gap che oggi è ancora più evidente. Tu calcola che gli investimenti in marketing a livello mondiale, l'Italia è al 105° posto, cioè nel senso l'Italia come nazione investe in marketing turistico poco più della Polonia, che invece è al 106° posto. Nulla togliendo alla Polonia, che è una destinazione straordinaria, ma l'Italia è l'Italia. L'Italia è la nazione che è il numero maggiore di siti UNESCO al mondo, ne sono 55 insieme alla Cina. E quindi è un po' inconcepibile un aspetto del genere. E questo a cosa porta? A cosa ha portato? Ha portato che, ad esempio, l'Italia oggi è al quinto posto nel ranking mondiale di presenze e arrivi turistici. Sopra di noi c'è la Francia, sopra di noi c'è la Gran Bretagna, ed è incredibile pensare che siano sopra di noi rispettivamente con Londra e Parigi, perché se volessimo paragonare davvero quello che l'Italia ha da offrire con quelle nazioni là, ci sarebbe poco da discutere. E quindi questo problema, quindi un problema legato agli scarsi investimenti in marketing che vengono fatti, ma anche un altro problema. Il problema è che cercando Italia, è uscita l'anno scorso uno studio di Google straordinario,
fondato sull'intenzione di viaggio. Cioè, in effetti, il 92% delle ricerche mondiali su Google in termini di intenzione di viaggio, alla prima ricerca c'è l'Italia. Cioè, se io immagino di andare in qualche posto e mi trovo in Brasile piuttosto che negli Stati Uniti, piuttosto che in Cina, la prima ricerca che farò è Italia. Cosa accadeva? Che a quella ricerca, a differenza delle altre destinazioni che hanno sempre investito nei visit e in progetti incoming online, dunque di risposta a un'offerta, no? A una richiesta, purtroppo l'Italia non c'era mai riuscita, non l'aveva mai fatto. Quindi cercando Italia si andava in un groviglio di informazioni poco chiare. E l'idea nostra è stata semplice, quella in effetti di creare un portale che potesse accogliere e rispondere alle domande che venivano fatte online. E questo, insomma, col tempo poi ci ha portato ragione. Ma tra l'altro una delle cose che secondo me è stata vincente nel vostro modello è proprio la user friendly, la capacità di, come dicevi tu, di raccogliere una richiesta consapevole dell'utente che ha già l'intenzione e di riuscire a fornirgli quelle informazioni pratiche perché possa naturalmente così seguire con la prenotazione o quant'altro o con la scelta finale di destinare il suo budget di viaggio verso la nostra location. Quello che tu dicevi prima, in realtà c'è un comportamento comune degli imprenditori, ma dell'essere umano in particolare, noi italiani più degli altri, quando sei all'apice non ti preoccupi di poter pianificare e ottimizzare queste risorse, ma sei all'apice e quindi vai d'inerzia a mantenere la posizione. L'Italia che ormai già c'è nella mente dei viaggiatori, no? In un posizionamento bello alto, andrebbe fatto un investimento da un lato strutturale di infrastrutture da parte di chi ci governa, da un'altra parte di tutti gli operatori per spingere a far sì che la nostra economia, che oggi già si basa gran parte sul turismo, potesse veramente trarne grande beneficio anche in termini di PIL. Che ne pensi da questo punto di vista? Sì, ma è come se la Coca-Cola, essendo la parola più conosciuta dopo che interrompesse la propria comunicazione. Cioè, come se la Ferrari dicesse noi abbiamo i motori migliori del mondo, è inutile pubblicizzarci più. Cioè, nel senso, è un ragionamento impensabile. E quindi questo è il motivo per cui credo che la direzione sia quella la giusta. Poi naturalmente oggi è un periodo un po' di cambiamento, un po' complesso, ne parlavamo la scorsa volta insieme. E calcola, noi per esempio a febbraio è stato il nostro mese record in termini di risultati mediatici. Abbiamo realizzato uno spot Italia bellezza da condividere che ha totalizzato 20 milioni di visualizzazioni nel mondo. È stato lo spot sull'Italia più visto della storia. In termini di fatturato aziendale abbiamo raggiunto un mese record degli ultimi 4 anni. E poi insomma ci siamo insomma, addormentati in una situazione, svegliati in un'altra. Quindi adesso stiamo ripianificando un po' anche le nostre attività in funzione a quello che è il momento e soprattutto in funzione a quello che sarà il momento. Ci stiamo dedicando molto nell'implementazione di una nuova categoria all'interno del portale, che è la categoria Made in Italy, cosa che avevamo pianificato nel tempo, ma abbiamo accelerato in virtù di questa emergenza, che è una sessione che amplifica la visibilità degli e-commerce. Quindi in questa fase tantissime realtà, boh, percentualisticamente non ti so dire perché usciranno le percentuali sicuramente in un secondo momento, ma tantissime aziende mi chiamano anche tutti i giorni. Ieri mi sono arrivate 3 chiamate da 3 produttori diversi nel settore vino che stanno in effetti orientandosi verso la vendita online, e-commerce, cosa che probabilmente prima non... cosa alla quale non si sarebbero mai avvicinati. Quindi un'accelerazione forte in questa fase. E addirittura una persona ieri mi diceva: perché l'online è l'unica modalità in questo momento di promozionarsi. Quella stessa persona che probabilmente 4-5 mesi fa non dava prendeva sotto gamba queste idee, certo. Ma quello che dici tu, in realtà la difficoltà
L'evento straordinario a cui stiamo vivendo mette il nostro cervello nella condizione di trovare strade alternative. Dal mio punto di vista, sai, lavorando molto a contatto con gli imprenditori, c'è però una distorsione enorme. Io una volta, lavorando con un cliente, no, che vendeva mobili, gli chiesi: ma l'apertura di un punto vendita quanto ti costa? E lui mi disse 2 milioni di euro. Però io oggi voglio fare l'online. E io dissi: ok, e qual è il budget che hai a disposizione per creare un portale? Perché se apri un punto vendita e ti costa 2 milioni di euro, fammi capire qual è il budget a disposizione. E il budget non era assolutamente idoneo a quella che era la sua idea. Proprio perché, come ci dicevamo prima, la tua grande, voglio dire, preparazione ti porta a guardare i numeri, no? I numeri sono la base di partenza sulla quale poi fai valutazioni. Quell'e-commerce sono riuscito poi, a distanza di anni, lavorando sulla parte strategica, a farlo diventare il miglior punto vendita della rete. Naturalmente gestito come se fosse un punto vendita fisico, per cui con tutta l'attività di accoglienza, customer care, potenziamento dell'attività tecnologica, un lavoro fatto sulle referenze, perché mettere tutto online non è sempre una scelta migliore, ma il principio 80-20, la legge di Pareto, dove prendi le 20 referenze che hanno maggiore richiesta e poi le metti a bando con quelle a più alta marginalità, ti mette nella condizione di avere un venduto medio che inevitabilmente porta quei profitti che tutti quanti necessitano. Questi sono aspetti strategici del business che devono per forza entrare in connessione poi con le attività di marketing, perché dall'altra parte, se non c'è una visione abbastanza ampia, rischia l'imprenditore di causare delle problematiche, oppure compra la macchina e poi non c'è la benzina per farla partire, no? Che ne vuoi? Sì. Quindi dicevamo, da questo punto di vista, qual è la tua idea anche rispetto a questo prossimo futuro? Dove andremo? Non è semplice fare previsioni. Purtroppo il problema è che nessuno sa niente. Io veramente, se nel settore turistico, che è quello che mi compete, leggo miliardi, milioni, immagino in questa fase di previsioni statistiche, purtroppo ogni previsione statistica è basata su una fotografia del presente, una fotografia del presente che non rispecchia nemmeno la situazione di domani mattina, perché qua cambia tutto live ed è un qualcosa, cioè oggi stiamo capendo un'incapacità di prevedibilità che probabilmente c'è sempre stata, ma è amplificata in questa fase. Abbiamo creduto di poter prevedere, di poter fare, sì, in minima parte è possibile, ma questo momento qui è davvero difficile. Io i dati certi che ho sono, per esempio, noi collaboriamo con le più importanti compagnie crocieristiche mondiali e con loro stiamo pianificando tranquillamente giugno, luglio, cioè la ripartenza per loro è da giugno, loro hanno sede a Miami, facciamo una call settimanale. Quindi le grandi aziende stanno continuando a pianificare, per dirti, gli sbarchi, che potrebbe sembrare un qualcosa di incredibile parlandone oggi. Però è vero che con loro stiamo pianificando questo, quindi mi sento di dire che forse la percezione che abbiamo noi in Italia del rischio è una percezione molto più amplificata rispetto magari a una percezione che si sta vivendo all'interno di altre nazioni. Ma guarda, un episodio simpatico, noi abbiamo la fortuna di poter vedere come percepiscono le cose gli italiani e come percepiscono le cose estere, avendo una community, insomma, che oggi conta quasi 2 milioni di utenti nel mondo. E praticamente ieri caricammo da Visit Italy, portale Facebook, un video, dove quel video che poi abbiamo visto un po' tutti, di dei ragazzi a Milano che ballavano, c'era la musica e ballavano in strada, che poi se la analizziamo in effetti loro stanno ballando a distanza di sicurezza con delle mascherine, probabilmente immagino che uno abbia messo la musica, si siano trovati là e sia nato un flash mob naturale, quindi veramente nella visione più benevola che vogliamo dare a questo video. E quindi l'abbiamo caricato da Visit Italy, l'Italia entra nella fase 2. E calcola che i commenti degli italiani erano commenti negativissimi, che pubblicate, toglietelo immediatamente, che i commenti del resto del mondo, che ovviamente erano in maggioranza,
straordinaria Italia, vi amiamo, non vediamo l'ora di tornare, bellissimo. Quindi questo ti fa capire, un video che sta prendendo like, sulla pagina Facebook Visit Italy, un numero di like incredibile, questo ti fa capire proprio la percezione del rischio davvero che c'è in Italia e c'è in altre parti del mondo. Purtroppo noi che operiamo in comunicazione ci rendiamo conto di tutto ciò che la comunicazione in Italia ha fatto. In realtà quello che dicevi tu prima è un po' quello che vediamo poi anche nello sport, no? Il provincialismo, il fatto di essere fermi in una posizione senza la capacità di osservare. Io posso scegliere, noi per esempio nel coaching sappiamo che la nostra prestazione è uguale al potenziale meno le interferenze. Le interferenze possono essere due tipi, esterne e interne. In questo caso, se prendiamo questa formula, possiamo dire che c'è un'interferenza esterna dovuta a una crisi sanitaria mondiale, ma c'è anche una grossa interferenza esterna su come noi stiamo oggi programmando e pianificando le attività. Finché guardo il problema, non mi rendo conto delle possibili soluzioni. E questo è l'atteggiamento che poi hanno anche gli imprenditori di successo quando pianificano. Tu mi parlavi prima di multinazionali nell'ambito delle crociere, che loro tendenzialmente stanno già programmando con le risorse a disposizione, pronti anche eventualmente ad avere un piano B, ma la pianificazione e la programmazione è alla base del processo imprenditoriale. Assolutamente. Anzi, loro addirittura stavano pianificando, cioè maggio che stiamo vivendo era pianificato, solamente che nel momento in cui la situazione non può diventare irrealizzabile, procrastiniamo, perché noi in effetti con Visit Naples abbiamo poi il cerchio come si chiude. Con Visit Naples abbiamo creato il Naples Pass, che è la card ufficiale della città, abbiamo smaterializzato la vecchia arte card che era praticamente fisica e l'abbiamo trasformata in un'app, aggiungendo dei servizi in più accessori che ritenevamo necessari e fondamentali per un turista che venisse in Italia, che fosse attraverso il canale crocieristico o attraverso le compagnie aeree. E per esempio al canale crocieristico noi riforniamo circa 300 pass a settimana, quindi quasi tutti coloro i quali scendono dalle navi da crociera hanno sul proprio smartphone il Naples Pass. E la stessa cosa l'abbiamo replicata a Venezia con il Venice Pass. Entrambi poi sono patrocinati dai rispettivi comuni, quindi sono proprio in effetti le card ufficiali della città. L'abbiamo replicato a Venezia e per tutte le crociere che in effetti attraccano al porto di Venezia, da aprile avremmo dovuto iniziare a rifornire, quindi a far partire questo progetto app anche su Venezia, che era tutto già pronto, ma naturalmente non era iniziata ancora la stagione crocieristica. E poi è scoppiata la pandemia, e poi quindi se ne parlerà appena è possibile. Allora, una cosa importante che mi piace farti raccontare, tu personalmente, molto giovane, hai avuto questa capacità, no, nel 2016 di iniziare questa attività. Quanto è stato importante per te l'esperienza che avevi alle spalle e quanto la capacità di adattamento rispetto anche a quello che ti è successo, no, nel corso degli anni, crescita esponenziale, naturalmente riadattamento di quelle che potevano essere le conoscenze acquisite? Allora, per quanto riguarda le conoscenze acquisite, le mie conoscenze erano, mi sono laureato in marketing del turismo e poi ho effettuato una formazione personale che è quella probabilmente che mi è servita di più in termini di proprio corsi. Partecipo ogni anno ai performance strategies, tutti gli anni, cioè nel senso leggo. A un certo punto, se ti occupi naturalmente di marketing per terzi, l'importante è che tu sia competente e aggiornato sul marketing. Quando scegli di fare impresa stai facendo un altro mestiere. Stai facendo l'imprenditore e quindi ti devi studiare tutt'altro, cioè devi studiare come si fa l'imprenditore, quindi devi impararti a memoria libri come Scaling Up, ad esempio, che ti spiega quello che c'è da fare, che è tutt'altro e ha poco a che fare col marketing. Naturalmente forte di quelle che erano le mie competenze in quel settore, soprattutto poi turistico, ho applicato quelle conoscenze. È vero anche che, se dovessi dirti la chiave non del successo, dei risultati che abbiamo ottenuto insomma in 4 anni,
è sicuramente l'essermi circondato di un team di persone in gamba, cioè persone che sono prima amici, ad esempio il mio socio Paolo Landi, direttore creativo Massimiliano Marcucci, sono persone che veramente... Ruben, ti abbiamo perso. Abbiamo perso l'audio. No, non ti sento. Prova a uscire e rientrare. E quindi dicevamo anche lui, no? Ruben ci diceva che da un lato i numeri, la preparazione, ma dall'altra parte le persone, la capacità relazionale, la capacità di riuscire a coinvolgere quante più persone possibile, persone che condividono con te i tuoi stessi valori, perché ricordiamoci che non sono i soldi e non sono i contratti che legano le persone, ma sono i valori. Quel focus e quell'orientamento, quel fuoco vivo che portiamo dentro, che ci consente di poter performare, di poter essere veramente al top della nostra condizione e quindi andare verso il top della performance. Allora siamo arrivati, mi dispiace che Ruben ha avuto questo problema tecnico, lo saluteremo noi, siamo arrivati al termine di questa sessione. Ringraziamo ancora Ruben Santopietro di Visit Italy, Visit Naples e Visit Venezia e vi ricordo che ancora abbiamo i due webinar per tutto il mese di maggio, ancora avremo i webinar gratuiti il lunedì per il miglioramento delle performance individuali ed il mercoledì per il miglioramento delle performance professionali. Vi dico che in questo momento ancora di più bisogna essere preparati e pronti a quello che sarà il nuovo mercato che ci porta davanti e vi auguro una straordinaria giornata e mi aspetto di vedervi ai nostri webinar. Grazie e buona giornata.